decenni fra le due guerre sono considerati l'epoca d'oro dell'aviazione. Fu questa l'epoca dei primati, delle grandi trasvolate, delle competizioni sportive alla ricerca della velocità pura e delle tante imprese epiche che sarebbero rimaste nella storia dell'aviazione mondiale. Il volo rappresentava anche altro. Era un innovativo strumento di dimostrazione della potenza militare e di prestigio nazionale. Il CI-S-55, nelle sue diverse varianti, fu uno dei più illustri rappresentanti di questo periodo. L'S-55X, comparso all'inizio degli anni 30, fu l'ultimo discendente della fortunosa famiglia di idrovolanti prodotti dalla Savoia Marchetti OCI, a partire dalla prima metà degli anni 20. Il capostipite della famiglia fu la versione A, costruita nel decennio precedente, la quale fu protagonista di numerose imprese. L'S-55X differiva da quelli precedenti per essere stato costruito con lo scopo di aumentarne l'autonomia e quindi dare a questo aereo la possibilità di effettuare raid e trasvolate. Le differenze principali riguardavano soprattutto la motorizzazione, con l'adozione dei più potenti Isotta Freschini Asso 750. Inoltre aveva un abitacolo chiuso, una più efficiente aerodinamica, maggiore velocità e autonomia. La denominazione X, che sta per 10 in numero romano, venne data per celebrare il primo decennio di nascita della Regia Aeronautica. La storia dell'S-55 ebbe inizio nel 1923, con l'esordio del prototipo sviluppato da Alessandro Marchetti, in risposta a una specifica del commissariato dell'aeronautica per un idrovolante da bombardamento marittimo e lanciasiluri. Il progettista aveva adottato soluzioni del tutto originali, come l'intelligente caratteristica di unire in tandem due propulsori, dei quali le eliche, una era spingente e l'altra era traente. I propulsori erano alloggiati in un'unica gondola motrice sul piano di simmetria del velivolo. Questo evitava i problemi giroscopici e imbardanti dovuti a possibili dissimmetrie di spinta o avarie, probabili in una normale disposizione bimotore. Particolarmente ben progettati erano i due scafi. Sfruttavano una struttura cellulare che permetteva il galleggiamento anche in condizioni critiche di danneggiamento e acque mosse. Erano realizzati in legno per una lunghezza di 9,9 metri ed una larghezza ciascuno di 1,9 metri. Negli stessi erano anche installati i serbatoi di carburante e la stazione del radiotelegrafista. La comunicazione attraverso i due scafi con la cabina di pilotaggio avveniva tramite un tunnel. L'ossatura era costituita da ordinate di pioppo collegate da longheroni di frassino e correntini sempre in legno. Il rivestimento era incompensato. Il tutto veniva poi dipinto con una mano di stucco speciale e vari strati di vernice idrorepellente. Molto curata era la parte a contatto con l'acqua, dove vi erano rinforzi in prossimità del redan, lo scalino che interrompe la continuità degli scafi negli idrovolanti e che consente in flottaggio una migliore idrodinamicità. Nella parte anteriore degli scafi vi erano dei portelloni apribili, da dove venivano manovrate delle attrezzature marinaresche, come ancore e cime. L'ala era di tipo monoplana, con profilo spesso di tipo concavo-convesso, di spessore e profondità decrescente verso il margine esterno. Il profilo alare era diviso in tre elementi indipendenti e di facile smontaggio. La parte centrale era collegata agli scafi, a cui venivano montate le due semiali con un angolo dietro a V molto accentuato, che allontanava sensibilmente le estremità dalla superficie dell'acqua. Ad ogni estremità si trovava un alettone costituito da tubi di acciaio saldati e ricoperti in tela.
Tutta la struttura dell'ala era costituita da longheroni a doppia T, collegati da centine in legno con rivestimento incompensato. I piani di coda erano sostenuti da travature che si prolungavano dagli scafi ed erano formati da longheroni costituiti da quattro elementi longitudinali in legno, collegati fra loro da diaframmi in compensato e tela. L'impennaggio orizzontale era costruito come una normale struttura alare, con centine e longheroni in legno rinforzati da puntoni in acciaio a cui erano collegati i piani mobili formati sempre da tubi in acciaio. L'impennaggio verticale era costituito da tre elementi in tubi di acciaio, ognuno dotato di elementi mobili. La cabina di pilotaggio era ricavata nella parte centrale dell'ala, con due posti affiancati. Era chiusa e dotata di vetri che offrivano una buona visibilità da ogni lato. Nella parte centrale dell'ala era ricavata anche la postazione del motorista. Le dimensioni dell'aereo erano imponenti. L'ala aveva una larghezza di 24 metri, con una superficie di 93 metri quadrati, mentre la lunghezza dell'intero aeroplano era di 16,75 metri. Il gruppo motopropulsore era installato in un castello in legno e acciaio, posto al di sopra della parte centrale dell'ala, e comprendeva i motori installati in tandem e il compressore per l'avviamento. Dai motori partivano le tubazioni del carburante, che era stivato negli scafi in 14 serbatoi di diverse dimensioni, per un totale di 5.070 litri. Sempre nel castello motore e precisamente fra i due propulsori vi erano anche i due serbatoi dell'olio motore, con la capacità di circa 30 litri ciascuno. Inoltre, nella parte centrale vi erano anche due serbatoi ausiliari da circa 60 litri. Il sistema di raffreddamento dei due motori era costituito da due radiatori semicircolari gemelli, disposti tra l'elica e il motore anteriore. L'avviamento dei motori avveniva tramite l'immissione di aria compressa nei cilindri, nei quali veniva iniettata anche la benzina. Questa aria compressa era prodotta da un motocompressore Garelli e veniva accumulata in una bombola. I propulsori erano due Isotta Fraschini Asso 750, senza rapporti di riduzione di giri, capaci di erogare una potenza di circa 800 cavalli a 1700 giri o 930 cavalli a 1900 giri. L'Isotta Fraschini Asso 750 era un motore aeronautico a 18 cilindri a W, raffreddato ad acqua. Assieme all'asso 200 e all'asso 500 faceva parte di una famiglia di motori modulari, ovvero con componenti comuni ed intercambiabili, che, grazie a questo, garantivano costi di produzione più contenuti. I cilindri erano realizzati in acciaio al cromo manganese e separati tra loro. Erano disposti su tre file ed uniti da un'unica testata in fusione di alluminio per ogni blocco di cilindri. I cilindri con le relative teste, i tre carter superiori, l'albero a gomiti ed i pistoni erano collegati a gruppi di tre alla biella madre, che portava gli attacchi per le altre due biellette. Erano alimentati da sei carburatori Isotta Stromberg riscaldati ad acqua, e avevano una cilindrata di oltre 47 litri. Le eliche erano prodotte dalla stessa Savoia Marchetti ed erano di tipo tripala metallica con un diametro del disco di circa 3 metri e con passo variabile a terra. Il Savoia Marchetti S55X poteva raggiungere una velocità massima di 279 km orari e di crociera a 230. Con tempi di salita a 1000 metri in 2 minuti e 40 secondi e con una autonomia massima di circa 15 ore di volo. Questo aereo è divenuto famoso per essere stato il protagonista della seconda crociera aerea atlantica. L'impresa, organizzata da Italo Balbo, l'allora ministro dell'aeronautica, e dai cosiddetti atlantici,
doveva essere compiuta per celebrare il decennale della fondazione della Regia Aeronautica. Così da Orbetello, il 1 luglio del 1933, partirono ben 25 S-55X, divisi in 8 squadriglie con tappe in Olanda, Irlanda, Islanda, Canada e Stati Uniti. I voli furono molto impegnativi e spesso ostacolati dalla nebbia e dal ghiaccio, che misero a dura prova uomini e macchine. A New York gli equipaggi furono accolti con grandi festeggiamenti, osannati e ammirati per il coraggio e l'audacia per un'impresa che non aveva precedenti nella storia dell'aviazione. Ripartiti dagli Stati Uniti, gli equipaggi rientrarono in Italia il 12 agosto, atterrando presso l'idroscalo di Ostia, dove ad attenderli c'era un'immensa folla. In tutto furono percorsi 19.800 km. Tra i reparti della Regia Aeronautica che ebbero in dotazione l'S-55, da ricordare il 93esimo Gruppo Autonomo di Orbetello, che divenne il centro di addestramento per gli equipaggi atlantici. La carriera dell'idrovolante ebbe termine nel 1939, con la radiazione dal servizio attivo degli ultimi esemplari in carico al 31esimo e al 35esimo stormo bombardamento marittimo. Va ricordato infine che il CI S-55, nelle sue diverse varianti, grazie alle sue eccellenti qualità, fu la punta di diamante del commercio italiano di aeroplani tra le due guerre. Difatti fu venduto a diversi governi stranieri, primo fra tutti l'Unione Sovietica, poi alla Romania, alla Spagna, al Brasile e agli Stati Uniti d'America. Purtroppo, oggi, in Italia, non esistono esemplari completi originali. Vi sono, tuttavia, vari reperti conservati presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano, nonché una replica fedele dell'aereo a grandezza naturale, in fase di costruzione a Milano.